Ciao da Crossing TV, siamo venuti a vedere il concerto di Negramaro. Da fuori dal coro passiamo fuori dal concerto. Una domanda, una cosa? Adesso la faccio. No, prima mi dici che domande hai. Ciao, mi fai una descrizione secondo te del perfetto fan dei Negramaro? Cosa deve avere? Io non sono un perfetto fan, sono io il fan perfetto, guardate. Sono perfetto. Di sicuro non sono un fan perfetto di Negramaro. Però, penso una persona che arriva qui appena aprono i cancelli e si fa 2 o 3 ore di fila per entrare e stare sotto al palco. Lei invece è la seconda perfetta, la seconda fan perfetta. Noi siamo le fan, testa. Esatto, le fan perfette. Le ali in testa. Sapere tutte le canzoni, esatto. E andare a tutti i concerti, ovviamente. E stare lì con l'anima, col cuore. Il romantico, la persona sensibile ed animo nobile. Grande Giuliano. Deve avere le ali, deve avere i soldi per comprarsi una maglietta, deve aver visto almeno 2 o 3 concerti del cantante preferito, come minimo. No, secondo me basta che conosca le canzoni, così si diverte un po' di più e che le canti con il cuore. E soprattutto ogni canzone gli deve ricordare qualche momento della sua vita, sicuramente. A quanti concerti siete state? Quest'anno 2. Solo quest'anno 2. Solo quest'anno 2. E abbiamo conosciuto anche Giuliano e Company al primo, perché esatto. Abbiamo vinto il backstage, allora li abbiamo conosciuti. Tanti auguri a te, tanti auguri a Chiara, tanti auguri a te. La vostra canzone preferita? Cade la pioggia. Ce la cantate un pochino? Cade la pioggia e tutto cade. No, dai, per favore. No, veramente. No, dai. La tua canzone preferita di Negramaro? Solo 3 minuti. Ce la canti un po'? No. Come vorrei che fossi io, amore mio, senza parole. Fai di me quello che vuoi, a modo mio. Secondo te chi è il verde coniglio della canzone? Sarà lui, non lo so. Lui stesso? Sì. Non lo so, è una persona che probabilmente ha mentito, una persona falsa, e lui lo spiega nella canzone. Ma sinceramente non so. Ah, questa è una domanda trabocchetto. Non saprei, dimmo. Te, donna intelligente. Alice nel Paese delle Meraviglie. O il coniglio di Alice nel Paese delle Meraviglie, non lo so. Questo, guarda, questo ci sfugge. Questo proprio... Ci dovrei pensare. Non abbiamo risposta. Secondo me il verde coniglio è qualcosa che si rincorre all'infinito senza mai raggiungerlo, non saprei. Qualche cosa, sì, un desiderio quasi irrealizzabile. Wow, domanda Domandone. Interessante. Difficile anche. Il verde speranza, sicuro. No? La speranza, quindi? Sì, dai. Positivo, tanto loro sono positivi, sono bravi. Poi dai, il coniglio comunque rappresenta... L'essere giovani, l'essere ragazzi. O anche l'ignoranza, la paura, qualcosa di un differente. Po' più negativo, forse. Siamo d'accordo. Avanti. Io potrei avere dei momenti in cui mi sento veramente coniglio, però in questo momento mi sento un grande fan. Vai Giuliano! Non lo so. Non conosco la canzone. Ma come? Che fan sei? Mi ci hanno portato. Ciao Crossing TV. Ciao a tutti. Ciao Crossing TV. Negramaro. Sempre Negramaro. Yeah.